Buonasera a tutti. Mi presento, mi chiamo Benedetta De Luca, ho 30 anni, sono una dottoressa in giurisprudenza e sono amante della moda, della musica, del teatro e sono affetta dalla agenesia del sacro. Ecco, agenesia del sacro, una malattia rara che colpisce circa 1 su 60.000 neonati. Bene, quell'uno è capitato proprio a me, un po' come vincere, non so, il Superenalotto. Quando sono nata, i medici non mi davano molte speranze di vita. Anzi, nessun medico avrebbe scommesso un euro su di me, proprio perché mi ritenevano un caso troppo complesso. Fortunatamente, però, grazie alla caparbietà della mia famiglia, soprattutto di mia madre, che è qui presente, e di un medico in particolare che decise di prendersi cura di me, posso dire oggi di essere ancora qui. Quando ero piccolina, dunque, non ho memoria di quel tempo, ma lo rivivo attraverso le parole di mia madre, la quale disse che quando il medico che decise di prendersi cura di me mi vide per la prima volta, si affacciò nel mio portanfam e guardandomi nei miei occhioni blu disse: «Ma tu sei proprio un bel progetto di donna e tale ti faremo diventare». 30 anni dopo, di cui 18 interventi chirurgici alle gambe, tantissimi anni passati in ospedale e quasi 20 centimetri in meno rispetto alla media della mia statura, posso dire però che quel progetto di donna oggi si è realizzato. Io, certo, c'è anche da dire però che non è semplice convivere con una disabilità. Quando purtroppo si hanno dei limiti oggettivi, si fa fatica ad accettare se stessi e non ci si sente adeguati, è come se il rifiuto fosse dietro l'angolo. Questo perché il mondo ci impone specifici canoni di bellezza, che poi io mi chiedo: ma chi decide cosa è bello o perfetto? Essere una donna disabile non significa perdere il desiderio di sentirsi bella, sexy, femminile, attraente, alla moda. Significa anzi accettare se stesse ed amarsi. Oscar Wilde diceva che ad amare se stessi è l'inizio di una storia d'amore lunga tutta una vita. Ed è così. Noi non dobbiamo imparare ad apprezzarci, disabilità o meno. Mi rivolgo anche a tutte le donne che magari non si accettano per un piccolo difetto fisico, perché c'è bisogno di autostima e l'autostima è un po' come un muscolo, va allenata giorno per giorno. Bisogna nutrire la nostra immagine davanti allo specchio, valorizzando i pregi, ma senza nascondere o odiare qualche difetto fisico. Neanche un difetto fisico evidente come quello di una disabilità. Che poi quello che la società definisce difetto, fondamentalmente fa parte di noi e di conseguenza fa parte anche della nostra bellezza. Io cerco di abbattere questi stereotipi legati al mondo della disabilità. Stereotipi anche di compassione, di ipocrisia. E io me ne sono sempre resa conto che purtroppo questi stereotipi esistono, sia dagli sguardi della gente sin da bambina, ma crescendo poi me ne sono resa conto soprattutto dagli sguardi degli uomini. Vi spiego il perché. Quando sono seduta ad esempio ad un tavolino di un bar, oppure sono in macchina al volante della mia auto perché i disabili guidano, mi capita di essere osservata con gli occhi di un uomo che ovviamente guarda una bella ragazza, una biondo platino, e però anche poco appariscente, però poi capita che quando scendo dall'auto o magari mi sposto dal tavolino del bar accompagnata dalla mia sedia a rotelle oppure dalle mie stampelle che ci tengo a farvi vedere, perché io anzi le mostro perché sono un accessorio fashion leopardato, però gli sguardi cambiano e diventano sguardi incuriositi, di compassione, come se chissà quale peccato avessero fatto a guardare una donna disabile, come se, ecco, c'è un alone di protezione attorno alle donne disabili, quell'alone di protezione che si ha per le donne, per le persone fragili e i bambini, come se una donna disabile non possa esprimere seduzione e bellezza. Io magari sarà con i capelli biondo platino, la pelle chiara, gli occhi chiari, ma forse addirittura ad essere accostata ad un angelo asessuato, no, vi prego, eccessivo. Quindi fortunatamente però non tutti gli uomini sono uguali e il mio ragazzo non ha mai abbassato lo sguardo, ha continuato a guardarmi come si fa con ogni altra donna e mi ha amato, ecco, andando oltre la mia disabilità, e il suo ripetermi ti amo dalla testa ai piedi mi libera dall'idea di non potergli piacere abbastanza. Ecco, io però sono qui soprattutto perché io cerco di abbattere questi stereotipi attraverso il mondo che per antonomasia celebra la perfezione, e sto parlando del mondo della moda.
In un primo momento il binomio moda e disabilità può sembrare insolito, può sembrare un accostamento assurdo, azzardato, un po' non so, come l'ananas sulla pizza, chi mai la mangerebbe? Eppure no, il binomio moda e disabilità è un binomio perfetto, credetemi. Io ne sono convinta perché da qualche anno organizzo sfilate di moda con ragazze e modelle, quindi professioniste anche modelle con diverse disabilità. Sono riuscita a realizzare questo mio sogno grazie ad associazioni che hanno creduto in me, grazie a stilisti che hanno deciso di far indossare i propri abiti anche a una ragazza che magari non è 2 metri ma è seduta, ma è bello uguale. Vi faccio vedere qualche foto. Ecco, questa è la sfilata, l'ultima che abbiamo organizzato, ed è già una seconda edizione. Come vedete, non c'è, cioè l'abito è bellissimo, ma soprattutto il sorriso delle modelle è stupendo. Ognuna poi con una propria storia. Dunque, la disabilità non è contagiosa, l'ignoranza sì, hanno detto gli stilisti. Quindi, questo perché? Perché la sfilata in fondo è un pretesto, è un fatto pretestuoso. Dietro ad ognuna di loro si nasconde una storia fantastica. Non ve le posso raccontare tutte, ma vorrei farvi giusto un esempio, come la storia di Simona che non accettava il proprio corpo perché era un corpo non standardizzato ai canoni estetici, quindi non accettava che la sua disabilità fosse sul suo corpo. Però quando venne a sapere che io l'avevo scelta come modella, lei decise di intraprendere quel lungo percorso di fisioterapia che invece lei non accettava di fare. Quindi per me questa era una giusta strada, perché lei comunque è migliorata tantissimo. Oppure come Maria, lei è madre di un bambino splendido, perché sfatiamo anche questo mito, una donna disabile può diventare anche madre. E quando il suo figlio si vergognava della sedia a rotelle della madre davanti alla scuola, però vedendola sfilare in passerella, il bambino è andato incontro alla mamma abbracciandola e il giorno dopo non si vergognava più della disabilità della madre, anzi ne era fiero, orgoglioso, dicendo mia madre è una modella. Quindi sono tante piccole storie che però mi fanno capire che veramente è una strada giusta, quindi per abbattere cliché e stereotipi su questa passerella che io definisco una passerella dell'inclusione, dove a sfilare non c'è moda, c'è eleganza, c'è bellezza, c'è anche disabilità, ma non solo. Dunque, io in conclusione voglio dire che il tema sono le onde, è proprio l'onda quella che io cerco di scaraventare con ogni forza contro questi stereotipi e pregiudizi. Impariamo a guardare le persone con disabilità con occhi diversi, impariamo a non provare più compassione, ma soltanto rispetto, senza superficialità. Perché la diversità, quella di ognuno di noi, gambe storte o meno, disabilità o meno, è quella che ci rende unici e differenti gli uni dagli altri, ed è un valore prezioso. Non credete al conformismo che ci vuole tutti uguali. Credete invece che anormale è cercare di non avere difetti, mentre normale e straordinario è chi ha il coraggio di accettarsi e di amarsi nel bene e nel male. Grazie.